strada. Qualcuno questa unità d'Italia dà fastidio e non vuole festeggiare.
Spiace dunque che si faccia fatica a creare momenti comuni di celebrazione senza polemica. Spiace che l'amministrazione comunale e quella provinciale non abbiano pensato ad un qualche momento istituzionale e allo stesso tempo aperto la cittadinanza per festeggiare insieme un evento di questa portata. Spiace aver letto sui giornali locali che alcuni rappresentanti eletti nelle nostre istituzioni regionali e locali si siano ritardati a bere il caffè durante l'inno nazionale. Almeno su questo evitiamo imbarazzanti e ridicole scuse. Che futuro può avere un paese che fa fatica a festeggiare la data della sua nascita? Noi, nonostante tutto, vogliamo festeggiare, perché siamo convinti che ogni tanto ci sia bisogno di feste che uniscano il nostro paese, un paese che per molti aspetti è troppo diviso. È questo il senso di oggi, celebrare un paese unito. Festeggiare non significa nascondere le difficoltà, le divisioni, le tensioni e le diversità che questa nostra Italia ha avuto e ha tuttora. Ma chi conosce un po' la storia sa che proprio grazie alle sue diversità l'Italia è stato faro e punto di riferimento per molti. Il motto dell'Europa è uniti nella diversità. Chi meglio di noi lo può apprezzare? È da qui che parte il vero riconoscimento delle autonomie, dei territori e dei comuni. Non a caso abbiamo scelto il cortile del nostro palazzo comunale. A partire dal Medioevo, questo luogo è stato il punto di riferimento di una città che ha concorso nella determinazione della politica di mezza Europa. Non voglio qui fare una lezione di storia, ma permettetemi, da studente di questi argomenti, di fare qualche accenno. Un periodo, quello in cui si è costruita questa piazza e la piazza del Duomo, che meglio rappresenta l'idea della città, una città che trova in questo luogo il punto di ritrovo e di confronto. Fu a partire dall'XI secolo che nei comuni si sperimentarono le prime forme di autogoverno cittadino e furono proprio queste comunità aperte, insieme alla nostra lingua e cultura, ad iniziare a costruire l'unità d'Italia che si manifestò politicamente solo 150 anni fa. Ripeto, comunità aperte, talmente aperte da incentivare con denaro, privilegi, protezione a chiunque avesse intenzione di stabilirsi nelle sue mura, tanto da far dire a quei tempi l'aria della città rende libera. Questo è stato il passato anche della nostra città ed è anche questo che noi oggi festeggiamo. Permettetemi dunque un'ultima polemica, ma trovo assolutamente ridicolo che il Consiglio regionale della Lombardia abbia indicato nella data della battaglia di Legnano la festa della regione. Stiamo facendo un torto alla verità storica. Che cosa dovrebbe dire la città di Como, che in quella battaglia era dalla parte dell'imperatore? E la città di Lodi, che fu fondata dallo stesso Barbarossa? Come possiamo pensare di festeggiare una battaglia che non fu per un'unità, ma al contrario, per il mantenimento di privilegi, in un'ottica tutt'altro che unità? Qui non si tratta più solo di ideologia o di folklore, si tratta di ignoranza storica, colmabile certo come ogni ignoranza, ma occorre fare presto. Sempre questo cortile ci ricorda con le sue lapidi alcuni personaggi che hanno contribuito alla storia della nostra città e del nostro paese. Guardando queste lapidi a cui dopo verrà data lettura, possiamo ripercorrere gli anni che videro la formazione politica del nostro paese. Questo non deve essere solo un mero esercizio di memoria storica, ma al contrario, una vera e propria riflessione su quegli anni fatta in modo limpido, chiaro, senza nascondere le ombre, ma nemmeno le luci, anche qui, magari per evitare di dare fastidio a qualcuno. Queste persone che vengono ricordate erano di diversissime tradizioni culturali e politiche. Persone che per diversi motivi hanno fatto qualcosa per gli altri, oltre che per se stessi, qualcosa per il bene comune. Ed è così che si costruisce una nazione, trovando nei momenti cruciali la forza di rinunciare allo scontro per lavorare tutti per un bene alto, appunto il bene comune. Ed è così che l'Italia ha saputo nel corso dei suoi 150 anni a risollevarsi e a camminare verso il futuro.
Un esempio fondamentale di questo lo si può ritrovare nella nostra Costituzione, che tuttavia ogni giorno viene bistrattata, tanto da dover organizzare frequenti mobilitazioni a sua difesa. Oggi noi, concittadini di questi grandi, dobbiamo avere ancora il coraggio di guardare al futuro, avere la capacità di guardare oltre i piccoli interessi di parte, qualora l'occasione lo richieda. Con questo spirito festeggiamo oggi, perché per noi oggi questo anniversario deve diventare l'occasione per indicare una via d'uscita dalla crisi che attraversa l'Italia e che potrebbe segnare la fine di un'idea di paese e del suo spirito unitario. Sta dunque a noi portare avanti questa rinnovata idea di paese, un paese che deve camminare insieme e dunque un paese unito che lavori per un'Europa unita. Per questo motivo che da qui oggi noi dobbiamo lanciare un appello a tutte le persone libere e forti, perché scelgono di battersi per affermare nella nostra società italiana quei valori di onestà, rispetto delle regole, dialogo, responsabilità verso le generazioni future, coesione sociale e solidarietà che soli possono fare grande un paese civile. E tutto ciò occorre farlo a partire da subito. A questo proposito voglio concludere con una frase di Don Primo Mazzolari, sacerdote di questo nostro territorio. Egli diceva: rischiamo di morire di prudenza in un mondo che non vuole e non può attendere. Adesso è un atto di coraggio, adesso e non domani. E dunque è adesso il nostro tempo, il tempo della nostra sfida. Non è domani, è adesso. Preso questo impegno possiamo davvero dire viva l'Italia e viva la Repubblica. Altrimenti queste parole avrebbero poco senso. E dunque, viva l'Italia e viva la Repubblica!